Dottoressa, l'ennesimo caso l'ha riguardata personalmente, brevemente, intanto cos'è accaduto? È accaduto che si è sentita male una persona che era un'accompagnatrice, non era una paziente al pronto soccorso, non era in attesa di nulla e quindi io e altri operatori sanitari siamo intervenuti subito per soccorrerla nella sala d'attesa e siamo stati aggrediti verbalmente e fisicamente dalle persone che erano con questa ragazza. Prima aggredita verbalmente, poi strattonata per motivi ancora da accertare, vittima dell'ennesima violenza ai danni del personale sanitario del Policlinico di Foggia, stavolta la direttrice del pronto soccorso, la dottoressa Paola Caporaletti. Sul caso indaga la Polizia di Stato che ha già avviato la denuncia d'ufficio per minacce e interruzione di pubblico servizio. Immediata la solidarietà dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese che ha chiesto alla direzione strategica dell'ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinché questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora. Tra l'altro, i suoi parenti, quindi qualcuno che doveva essere interessato a che noi lavorassimo con una maggiore lucidità e serenità, ci aggredivano e noi dovevamo cercare di lavorare in mezzo ad una situazione che certamente tranquilla non era, insomma. C'è necessità che l'istituzione e la società civile capisca che questo è un servizio pubblico ed è un servizio che deve essere difeso. Gli eventi come quelli che stanno avvenendo in questo pronto soccorso, ma come d'altra parte stanno accadendo in tutta Italia, e lo sappiamo purtroppo, non fanno altro che determinare un impoverimento delle risorse umane in una struttura che invece dovrebbe essere assolutamente rafforzata perché è di utilità pubblica per tutti quanti. Lo sconforto prenderà il sopravvento, dottoressa? No, mai.